Questa è la nona edizione delle giornate del cinema del Mediterraneo che si svolgono a Iglesias, però abbiamo voluto fare questo film d'apertura di Giuseppe Sansonna qui a Cagliari, perché comunque personalmente considero Carmelo Bene un patrimonio assoluto della cultura italiana, quindi l'idea che qualcuno tenga ancora vivo questo personaggio così importante, insomma, lo considero comunque veramente un valore assoluto che andava sottolineato. Detto questo, questo festival, come avete visto, ha un titolo che è Umanità in viaggio, ed è in qualche modo si riferisce a quel pensiero di Vittorio Arrigoni, che era Restiamo umani. Cioè, il festival vuole esplorare, se laddove è possibile, ancora alcune tematiche, alcuni temi che per fortuna il cinema non ha smesso di segnalare. Insomma, in questo momento storico stiamo vivendo questa tragedia, diciamo, di queste enormi migrazioni, no? Che sono comunque spostamenti di gente nello spazio, e quindi avremo una serie di film sia italiani che internazionali che approfondiscono questo tema. Però, siccome il festival ha una natura così, vuole avere una natura anche un po' ibrida, dentro ci stanno benissimo anche questi momenti legati come dire, al teatro. E, sono 9 anni che insomma, l'Arci di Iglesias, io sono arrivato solo in queste ultime 3 edizioni, però questo festival era già bello pronto, insomma, non è che ci fosse molto da fare, era un modo semplicemente di dare una mano a un festival che già aveva una sua natura, una sua energia. No, io sono molto contento di essere qui perché penso che Carmelo Bene si leghi bene al concetto di umanità in viaggio, no? Lui parlava della cultura del suo Salento, di questo Salento circolare bunueliano che lui evoca in questa voce che io ho recuperato, ed era, si sentiva nomade, si sentiva un ulivo sradicato in cammino. Io ho recuperato questa sorta di sussurro medianico che era inedito, che è lui che parla di alcuni frammenti della sua esistenza particolari, legati alla nascita, legati alla sua educazione dagli scolopi, dai preti, molto particolari, molto avvezzi al sangue di Nostro Signore inteso come vino, e con una spiritualità un po' controversa, ai genitori che lo rinchiudono in manicomio, a queste beghine, queste vecchiette che impastavano il latino della liturgia con improperi in salentino, quindi impastando e creando un nuovo linguaggio, la vera matrice che lo ha nutrito e ha nutrito l'incomprensibilità sublime del suo teatro. Ecco, io non ho voluto rifare Carmelo Bene, ho preso quest'audio in cui lui per la prima volta non si rivolge come una belva da ribalta televisiva a un pubblico, ma parla in maniera intima a un interlocutore. Infatti, quello che mi è piaciuto di più di questo documentario è questo privilegio di poter ascoltare un Carmelo che si muove, no, in un territorio che, insomma, noi non abbiamo avuto il privilegio di ascoltare, cioè l'idea di poter dialogare con lui direttamente, come se noi fossimo dall'altra parte ad ascoltare, come d'altronde era in realtà Giancarlo Dotto Sì, che una raccoglieva conversazione con un queste suo grande amico, testimonianze. quindi il tono è intimo, e nel rievocare questi frammenti a questo tono e c'è una sorta anche di autoironia, di ironia sulle mignotterie della vita, non c'è il tono un po' stentoreo, un po' d'annunziano che a volte potrebbe apparire vedendo scritte certe boutade, certe uscite, e soprattutto è come il personaggio di Beckett, l'ultimo nastro di Krapp. Lui si ancora a questi ricordi, lui li ha ripetuti per tutta la vita, questi frammenti, questa costellazione di autobiografia impastata di immaginazione, l'ha ripetuta a se stesso, cioè sua zia che gli insegnava, lo voleva Sì, tenore, gli doveva insegnava. Lui tenorino. si sognava tenore e non attore, perché la rockstar dell'epoca era il tenore nei suoi anni, non Possiamo dire che era ci è l'attore. riuscito però di fatto, Certo, perché la sua, in qualche modo sì, sì, in qualche a modo ci è modo suo, riuscito. diventando il numero unico che poi Sì. è stato, no? Cioè, quindi questo è un aspetto che era interessante. Ho recuperato dei corpi attoriali che io trovo eccezionali, uno che ha collaborato per una vita con Carmelo Bene, Enrico conosce benissimo, che è Luigi Mezzanotte, è stato l'anima di tanti spettacoli dei primi anni 60, anche del cinema negli anni 70 di Carmelo Bene, e oggi ha questo viso anche lui pianeta, molto interessante, molto questa voce, e lui entra in gioco in queste apparizioni fantasmatiche che sono parte di questo docufilm che si chiama Tracce di Bene, tracce su
legate anche al discorso dell'audio, e l'altro è Flavio Bucci, che è diventato il diario di un pazzo che ha interpretato per troppo tempo nella sua vita, è diventato il Riccardo III così sognante, un po' sgangherato, ma con una attorialità, con un limacciosa, nera d'inchiostro come i suoi occhi di pece, fondamentale per questo film.